Ciao a tutti, siamo in diretta dalla Camera con Roberto e Luigi. Vi chiedo innanzitutto per favore condividete, ma come non mai questa diretta, perché possiamo arrivare a milioni di persone. Il nostro modo come Movimento 5 Stelle appunto di rompere con gli intermediari, utilizzare la rete. Poi stasera andremo anche nelle televisioni a parlare, a spiegare con chiarezza, con trasparenza quello che siamo. Però adesso vi chiediamo appunto di condividere moltissimo questa diretta. Io penso che possiamo anche arrivare a milioni e milioni di persone attraverso mentions, i social network, e forse è la prima volta che un gruppo parlamentare, degli esponenti, qui abbiamo il vicepresidente della Camera, il presidente della Commissione di Vigilanza RAI, appunto con estrema chiarezza e trasparenza racconteranno delle cose. In primis ci tengo io a dire che è evidente che siamo da settimane sotto un grande attacco mediatico, però è normale, ci può stare, siamo una forza che ha alle spalle milioni e milioni di cittadini, che rappresenta quasi il 30% appunto degli italiani, che si propone con forza al governo di questo paese per distruggere questi privilegi indecenti che appunto tendono a difendere in ogni modo, e quindi è normale che subiamo attacchi del genere. Tranquilli, andiamo avanti, rispondiamo colpo su colpo, però vi dico anche che dobbiamo spiegare le cose. Noi Rosa Capuozzo, appunto il sindaco di Quarto, abbiamo deciso oggi di espellere dal Movimento 5 Stelle. Perché? Perché le abbiamo chiesto qualche giorno fa, tra l'altro proprio noi tre, le dimissioni, in quanto secondo noi un sindaco del Movimento 5 Stelle deve essere al di sopra di ogni sospetto, anche se lei si è comportata bene perché non ha mai ceduto alle pressioni che le sono state fatte. Però è innegabile che vi siano alcuni voti inquinati che sono arrivati al Movimento 5 Stelle, e il Movimento 5 Stelle non può accettarlo questo, anche se i voti sono tre, non si può accettare. Si è al di sopra di ogni sospetto, perché questa è la strada dell'onestà, per cui appunto il sindaco si sarebbe dovuto dimettere. Non si è dimessa, ci ha sempre detto che non aveva mai subito un ricatto, proprio mai, che proprio non aveva mai utilizzato questa parola, che comunque lei ha subito mai delle pressioni, delle minacce, ma normali, diciamo, richieste politiche da questo appunto consigliere De Robbio che noi abbiamo espulso, e noi abbiamo creduto appunto alla versione del sindaco. Poi scopriamo dalle intercettazioni pubblicate dai giornali, anzi, altro messaggio, pubblicate tutto. Qui abbiamo il Partito Democratico con Forza Italia, sono la stessa cosa, che sono decenni che tentano di ostacolare appunto la magistratura e le inchieste, colpendo l'istituto delle intercettazioni. Il Movimento 5 Stelle dà questo messaggio: pubblicate tutto, più intercettazioni, perché aiutano, e anche qui a Quarto ci hanno aiutato a capire che c'era una parte di voto inquinato. Pubblicate tutto. Fatto sta, abbiamo capito che molto probabilmente il sindaco non ha denunciato qualcosa che doveva denunciare, appunto il tentativo di un ricatto al quale poi lei ha resistito, però c'è stato dalle intercettazioni, e per quello abbiamo deciso appunto di espellerla. Penso che questo sia un comportamento molto lineare, noi non possiamo permetterci appunto sospetti, siamo il Movimento 5 Stelle, non è che siamo il PD che si può permettere di giustificare mafia capitale come hanno fatto in queste settimane, in questi ultimi mesi, pensando che loro appunto, facendo credere loro erano puliti quando sono sporchi appunto fino all'essenza. Noi siamo il Movimento 5 Stelle e ci comportiamo in questo modo, in maniera trasparente, in diretta, utilizzando appunto i social, rispondiamo colpo su colpo, e ora risponde Roberto. Grazie, ciao a tutti. La cosa che voglio dire in modo molto chiaro è che io e Luigi non abbiamo mai saputo di nessun ricatto, di nessuna minaccia, di nessuno scambio tramite minaccia per ottenere qualcosa. Sono cose di cui noi siamo all'oscuro completamente, perché se l'avessimo saputo è chiaro che avremmo optato per una denuncia. E infatti anche il sindaco Rosa Capuozzo fino all'ultimo ci dice che non aveva avuto nessuna minaccia. E quindi anche rispetto alla falsità che oggi il Corriere della Sera scrive sul giornale, che io avrei mandato un messaggio a Rosa Capuozzo dicendo stai tranquilla, vai avanti, è una falsità, perché dopo l'espulsione di Giovanni Di Robbio, che è avvenuta il 14 dicembre tramite una mail allo staff di Beppe Grillo e per conto di Beppe Grillo, il 15 dicembre mi scrive un WhatsApp, che fortunatamente ve lo faccio anche vedere, tra poco lo metterò su Facebook perché non c'è niente da nascondere, questo qui, mi chiede conto dell'espulsione di Giovanni Di Robbio e mi chiede di andare a Quarto. Io gli rispondo state tranquilli, lavorate, poi ne parliamo. Tutto qua, e oggi questa cosa diventa un leitmotiv per screditarci e screditarmi. Non ce la faranno mai, noi resisteremo fino alla fine, perché la coscienza nostra è pulitissima, sappiamo che il sistema ci combatte e noi continueremo a combatterlo, più siamo e più ce la faremo alla fine, non molliamo in un centimetro, state tranquilli perché noi stiamo tranquilli. Voglio dirlo anche io a tutti quanti, ciao a tutti.
ti sta dicendo che io e Roberto Fico sapevamo della minaccia, sta dicendo una falsità e sarà querelato. Abbiamo già sentito i nostri avvocati e querereremo ognuno di coloro che dirà questa bugia. Anche nel mio caso si sta utilizzando strumentalmente un passaggio di un'intercettazione in cui Rosa dice: io ho già avvertito Luigi Di Maio, e si fa sembrare che Rosa mi avesse avvertito del ricatto, della minaccia. Invece, e grazie Alessandro che lo dici, pubblicate tutte le intercettazioni, Rosa si riferisce in questo caso, la sindaco Capuzzo, al capogruppo in consiglio comunale Nicolais. La sindaco mi aveva avvisato che il capogruppo Nicolais, e ho le trascrizioni WhatsApp che pubblicheremo appena finiremo questo video, mi aveva avvisato che il capogruppo stava facendo un regolamento del consiglio comunale per aumentare i costi dei consiglieri comunali, cioè i gettoni di presenza. Voi sapete che noi ci riduciamo gli stipendi, ci riduciamo i gettoni di presenza. In questo caso la sindaco aveva il sentore che si stessero aumentando questi gettoni di presenza, e per questa ragione mi chiama in causa, perché io mi occupo dei comuni, mi occupo di tanti comuni insieme a tutti gli altri di quello che chiamano direttorio. Mi chiama in causa e io le rispondo, dopo pubblicherò tutto, e chiaramente anche in questo caso, come nel caso di Roberto, oggi giornale e TV stanno riportando questo stralcio in maniera strumentale, ma noi smentiamo non solo qui, ma smentiremo anche con la pubblicazione delle cosiddette interlocuzioni tra me e Rosa. Bene, io aggiungo una cosa. Chiaramente, insomma, il Movimento 5 Stelle partirà con una bella controffensiva, perché noi abbiamo dato un esempio a Quarto e adesso chiediamo al Partito Democratico di dare lo stesso esempio. Iniziate a far dimettere i sindaci coinvolti, arrestati, gli indagati. Sono decine i comuni dove il Partito Democratico dovrebbe stare zitto e si comporta in maniera davvero, davvero omertosa. Ecco, noi lo diciamo anche a tutti gli attivisti, lanceremo una bella iniziativa in tutti questi comuni affinché tutti gli esponenti del Partito Democratico coinvolti in inchieste giudiziarie si dovranno dimettere. Questa sarà una prima grande iniziativa. Non posso non considerare il fatto che hanno anche aumentato il tiro per nascondere delle schifezze. In queste ore si sta approvando un decreto Ilva, come sempre un decreto salva Ilva e mai salva cittadini di Taranto. Nelle ultime settimane gli scandali delle banche, queste banche che controllano la politica, e sono aumentati, cittadini che hanno perso i loro quattrini, e il Partito Democratico immischiato, coinvolto negli scandali delle banche, che perde consensi. Addirittura secondo questi sondaggi, noi non ci crediamo ai sondaggi, però lo vediamo in strada che il Movimento 5 Stelle cresce moltissimo in credibilità. Insomma, aumentiamo così tanto nei sondaggi, devono provare a coprire, quindi prendono questo caso, lo ingigantiscono, tutti i giornali che ne parlano in maniera incredibile, stampa, TV, noi abbiamo avuto bisogno di una settimana per capire le questioni e poi siamo intervenuti, non come Mafia Capitale, questo ci hanno messo un anno e mezzo. Ecco, tranquilli, perché è normale che aumenteranno il tiro, ma lo faranno ancora di più, perché siamo forti, credibili, perché vogliamo intervenire per dare giustizia sociale, perché vogliamo approvare delle leggi come il reddito di cittadinanza, legge anticorruzione e controllo del sistema bancario, che potranno far tornare questo paese un paese normale. Aumenteranno sempre il tiro, proveranno ad infangarci ancora di più perché sono abituati a vivere nel fango, proveranno a spaventarvi perché sono terribilmente spaventati. Noi abbiamo questo sistema di rete, andremo anche nelle televisioni, se necessario andremo dovunque, dicono senza contraddittorio quello che dire, che sono abituati, no? Se ci va Renzi, no, gli danno il microfono e se ne vanno alcuni giornalisti. Noi, i giornalisti che stasera ci intervisteranno, vedrete che saranno degli ottimi esponenti, diciamo, faranno contraddittorio. Ma andremo dovunque, comunicheremo, proseguiremo a parlare di temi, i nostri temi, le nostre leggi, che sono quelle che salveranno questo paese, il paese dalle 5 organizzazioni criminali. Grazie al Partito Democratico, appunto, è nata anche Mafia Capitale, non ce lo dimentichiamo mai. Viva il Movimento 5 Stelle, e mi raccomando, poi pubblicate tutti gli screenshot, magari anche Renzi con la Boschi pubblicheranno gli screenshot su Banca Etruria, al Partito Democratico, degli scontrini di Firenze, farete anche questo, no? Grazie a tutti e continuate a condividere questo video, che arriviamo a milioni di persone. Ciao. Ciao. Ciao.